What's up guys, io sono Christian e in questo video qua proverò ad andare ad Extralandia utilizzando solo ed esclusivamente, pennelli compresi, Essence. Per chi non mi conoscesse, Extralandia è il mio posto sicuro, ognuno di noi ha un posto sicuro dove andare. Il mio in questo caso è immaginario, è quel posto dove tutto è extra, è il mio pianeta, no? Tutti ci possono arrivare a qualsiasi ora del giorno, la parola d'ordine è sentirsi ed essere extra in generale. Questo è il mio tipo di extra. Ho pensato di creare questa rubrica dove provo ad andare ad Extralandia con puntini puntini. Lo vedi questo? Ho fatto un bel po' di shopping. Guarda qua lo scontrone, altro che scontrino. Lo stand era in condizioni pietose. Wow. Quando vi dico che c'erano delle dita di polvere, raga, io mi dico, ma passaci sto Swiffer su sto coso che c'è pure il Covid, non posso testare la roba e poi è piena di polvere. Per la base occhi andrò a utilizzare un correttore. Ho comprato questi correttori qua in tre colorazioni diverse perché non potevo aprirli e testarli, quindi li ho presi tutti e tre, tanto costano poco, e quindi ho detto vabbè dai li prendo. Li ho presi nella colorazione 10 Light Rose, 20 Light Neutral e 23 Warm Sand. Uno è a sottotono neutro, l'altro a sottotono rosa e l'ultimo a sottotono giallo. Come colore di correttore per la mia base occhi vado ad utilizzare quello neutro, così almeno in generale non mi dovrebbe sfalsare i colori, ed è il 20 Light Neutral. Come palette occhi ho preso questa qua, che è la Hello Berlin, se non sbaglio una delle nuove uscite. Questo qua è lo schema colori. Ho preso questa palette qua perché uno, non è la classica palettina nude, perché ci sono sti verdi militari eccetera, molto autunnale, e poi anche perché ci sono dei colori scuri che mi possono permettere un look intenso e quindi perfetto per Extralandia. Oh, come colore può andarmi bene come fondo questo? Non so quale sia la sua copertura in generale, se si asciuga in fretta o non lo so, è la prima volta che lo provo. Comunque per andarlo a sfumare vado ad utilizzare la spugnetta di Essence. La base di solito la vado a mettere anche poi tutta qua in questa zona, così almeno poi non ho stacchi con il fondotinta, e poi almeno se voglio fare delle forme qua sopra o qua sotto riesco a farle tranquillamente. C'è molto prodotto sullo scovolino, non l'ho ancora rimesso dentro, mi piace questa cosa, cioè ce n'è veramente un botto. Prime impressioni di questo correttore buone, adesso vediamo con gli ombretti come si comporta. I pennelli occhi, se non sbaglio, li ho presi tutti perché sono buoni i pennelli di Essence, hanno una buona qualità prezzo, molto buona. Ho dei pennelli di Essence da 4 anni, sono ancora tutti vivi e vegeti, senza setole, che sono andate con Dio, robe del genere, quindi valgono. Ho la palpebra molto levigata da questo correttore, cioè sembra tipo l'effetto della P. Louise Base e non scherzo. Come primo pennello prendo questo qua a doppia punta, vado a prendere la parte a penna, inizio con il colore più scuro ma non in nero perché sennò rischio di fare troppe macchie circo, no? Quindi inizio con questo verde qua e la testiamo per bene, perché i verdi, i blu, i viola sono tutti colori molto difficili da fare. Questo pennello è soffice, pandoro. C'è un po' di fallout dell'ombretto qua dal correttore, ma si vede che non ho messo troppo e quindi cioè va bene. Ora che ho grandi aspettative vado a sfumare questo po' di roba con il verde più chiaro della palette, sempre con lo stesso pennellino. Si è sfumato da solo. Sono scioccato. Prendo adesso il pennello Angled Crease Brush e vado a sfumare questo verde con il pennello pulito. Una volta che avrò fatto questo, poi vado a riintensificare i due colori. Ho fatto questa forma qua molto bassa, come cut crease, quindi non vado a lasciarla come cut crease semplice perché mi abbasserebbe troppo lo sguardo, mi ruberebbe un botto di spazio eccetera. Adesso prendo l'eyebrow brush, che non lo utilizzerei mai per le sopracciglia, cioè per le sopracciglia, anche per quelle un po' più spesse utilizzerei il precise eyeliner brush, che è molto buono, ce l'avevo, era verde una volta. Prendo sempre il verde scuro, pam pam ai lati, tolgo l'eccesso stavolta. Sfumo sempre con lo stesso pennellino portando verso l'alto. Non sta uscendo quello che pensavo. Perché mo non scrive più? Giorno seguente ci riprovo.
Senza aggiungere altro colore mi metto piano piano a sfumare questa roba che ho fatto con un pennello a lingua di gatto abbastanza cicciotto, sempre di Essence. Questo è uno di quelli vecchi che ho. Sempre con il correttore Light Neutral, adesso prendo e vado a pulire la linea che ho fatto. E vado ad utilizzare il Precise Eyeliner Brush. Piano piano, poco alla volta, vediamo che si riesce a fare, quanto è coprente. Volevo farvi una comparazione tra il pennello angolato di Essence e quello di P. Louise per Mamma Mitchell. Quello di Essence lo trovo anche meglio perché è più corto e mi sembra più sottile. Sì, è più sottile, ci sono meno setole. Però è comunque compatto come quello di P. Louise. Raga, ne voglio 100 di questo pennello. Comunque, questo qua è quello che abbiamo per ora e vi devo dire, mi sembra di aver utilizzato una palette da 40 euro. Il correttore mi sta piacendo anche per fare questi lavori qua. Nota per il correttore, asciuga da solo. Prima che si vada a stampare l'ombretto verde dove ho messo il correttore, vado un po' con la cipria compatta, la All About Matte Fixing Compact Powder. Voglio provare ad utilizzare questo ombretto qua, che è uno Sprinkled Chrome Eyeshadow numero 2, e volevo provarlo a mettere in mezzo a questa linea qua. Sì, forse ci può stare, dai. Ma carino, pensavo fosse più coprente, più argentato, con un riflesso più verde, però... Ma questo chrome eyeshadow non mi fa impazzire. È uscita più luce perché poi ho preso solo la parte più chiara di questo ombretto, però non mi... Se non fate attenzione vanno molto in giro i glitterini. Infatti qua pian piano che passa il tempo mi cadono. No carino. Metto in pausa gli occhi e inizio a fare la base. Questo qua è il primer che vado a utilizzare. È il Hydrating Plus Perfecting Primer con l'SPF 20. Bisogna shakerarlo prima di utilizzarlo. Ho preso questo qua perché i correttori si vanno ad asciugare, sono opachi, quindi ho detto prendo qualcosa di idratante che almeno dovrebbe calibrare le cose. Basterà? Proviamo. Super, super idratante. Sa di crema solare. Ho aspettato 5 minuti circa in modo che il primer entrasse bene all'interno della pelle, anche perché lo sentivo un po' bagnatino e volevo aspettare che si asciugasse bene. Di fondotinta non ne ho comprati perché i fondi erano tipo nella parte più bassa e avevano delle dita di polvere spesse così. E poi quello che volevo prendere, che era il Fresh Fix, una roba del genere, era troppo scuro. Non potevo neanche provarlo, lo vedevo da lì che era troppo scuro. Quindi vado di correttore e via. Io ho tutta la zona del viso, collo e busto rossiccia per le imperfezioni. La spugnetta mi sta piacendo perché non assorbe fin troppo prodotto. Non è troppo porosa. Ecco, non so se mi piace il primer. Sembra che scivoli la roba sopra. Quando dico extralandia, intendo extralandia. Anche tutto qua il correttore. Tutto. Ok, secondo strato. Ripeto, il primer mi ha fatto un po' scivolare il correttore sul viso. Quindi magari... bastava uno strato, però vabbè. Prendo un po' di questo ombretto caldo qua del correttore sul dorso della mano e mi creo un correttore aranciato per andare a correggere la zona della barba, perché non ho un correttore aranciato, quindi mi devo arrangiare. Voilà. E via. Per il contorno occhi voglio provare a utilizzare il colore 10 Light Rose. Vediamo. Pensavo fosse più chiaro. Ok, prima che qualcosa vada nelle pieghe vado a fissare tutto utilizzando la All About My Blah 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 Powder, quella che ho utilizzato prima, e la metto con la spugnetta, poco alla volta perché non so quanto asciughi. Non me lo ricordo più perché ce l'avevo ma poi non l'ho più usata. Prima che si creino altre pieghe sul contorno occhi vado a mettere l'ombretto Fallout. Oh.
Ok, ho aggiunto un piccolo dettaglio di luce utilizzando la parte quella più chiara di questo chroma eyeshadow qui. E poi ho ridefinito un po' il verdone e... Per il contouring ho preso questa palette qua, che è la Contouring Duo Palette nella colorazione 10 Lighter Skin. Come pennello per il bronzer ho preso il Bronzer Brush, non ho preso poi anche il pennello del blush perché ho detto vabbè uso questo e via. È molto polveroso come duo di polveri, eh. Questo Eye Blender Brush per fare contouring al naso è una figata. Mamma mia raga, non mi facevo un contouring al naso del genere da una vita. Ora ho messo della cipria compatta con la spugnetta per fare un po' di pseudo baking, una roba del genere. Vediamo cosa esce fuori. Mentre qua la cosa fa quello che deve fare, blush. Come blush ho preso questo qua che è il The Blush nel colore Beloved 40. Pennello del bronzer, lo pulisco. Come setting spray ho preso il Keep It Perfect Makeup Fixing Spray e vediamo com'è. Mi sembra che l'avessi provato e non fosse male. No, l'ho rotto! Morta! Ma che? Che spruzzo! Raga, sto utilizzando solo gli shimmer, questi due qua della palette. Sono un sacco luminosi. Per le sopracciglia ho comprato mascara trasparente per sopracciglia e poi la Micro Precise Eyebrow Pencil Waterproof 1,5 mm nel colore più scuro, che è la 03 Dark Brown. Fisso i miei peli verso l'alto e poi prendo e faccio qualche peletto con la matita oppure con l'ombretto della palette. Adesso vedo un attimo. Tiro sui miei peletti con questo e li metto un po' nella posizione che voglio. Non me lo ricordo più com'è questo prodotto, ce l'avevo, ma onestamente proprio non me lo ricordo più zero. Mentre che aspetto che si asciughi questo mascara qua, che lo sento ancora bagnato, voglio andare a mettere delle matite all'interno dell'occhio e vado ad utilizzare le Long Lasting Eye Pencil. E queste qua sono stra buone, mi piacciono un sacco. La matita nera è la seconda volta che la ricompro. Non so come sia la bianca, perché è la prima volta che la compro, però la andrò a mettere nella rima interna inferiore, mentre quella nera su quella superiore. Mi piace. Lascio ancora in pausa le sopracciglia e inizio con le ciglia finte. Anche qua, Essence, ho preso la colla Peel Off Lash Glue, che l'ho provata ieri e mi sembra buona. Contate che una delle mie preferite è quella di Essence, che però hanno tolto dal commercio, che avevo trovato però sul sito Cosmetic K4Less, se quello è il nome se non sbaglio. Solo che l'ho finita pure quella, non la trovo più, avevo fatto una scorta ma... Ciao. Le ciglia finte che ho preso sono queste qua, che sono a ciuffetti. Mi dovrò mettere lì una ad una a fare i miei cerchi. Queste ciglia finte qua mi sa che non arriveranno mai allo spessore delle mie ciglia finte classiche, ma vabbè, ci accontentiamo oggi. E come mascara ho preso questo qua, che è il I Love Extreme Volume Mascara, quello con le scritte fucsia, non so come sia. Grosso. Troppo grosso. Mamma mia quanto è grosso. No, fin troppo. No, ma non ce la faccio così io. No. Le pinzette purtroppo non sono Essence, perché dallo stand non c'erano pinzette Essence, cioè erano finite, quindi nulla. Altro marchio, queste qua sono dei cinesi comunque. Per le sopracciglia ho deciso di utilizzare questo ombretto qua dalla palette, così almeno stiamo in tema di questa Hello Berlin. Non ho bellissime notizie per quanto riguarda i prodotti labbra, perché ho trovato solo una matita che mi piaceva. C'era un rossetto liquido che mi piaceva dal colore del pack, ma non era disponibile, c'era solo il tester. È la Stay 8 Hours Lip Liner Waterproof with Sharpener, quindi ha anche il temperino, ed è nel colore 01. Bello il colore. Super scorrevole, anche fin troppo. Thank you.
come al solito, correttore. Boom. Questo qua è il look completato, come vedete sì, ho aggiunto dei dettagli alla fine del look fuori dalle riprese nel giro di veramente 10 minuti, sempre con gli stessi pennelli però. Tutta la parte interna era completamente vuota e c'era qualcosa che non andava, quindi ho aggiunto qualcosa. Parere finale sui prodotti che ho utilizzato oggi. Il correttore mi piace, lo voglio riutilizzare in futuro, così come la cipria, perché ha comunque un buon finish sulla mia pelle. Sono curioso di riprovarli anche senza il primer, che non è che mi ha convinto più di tanto come prodotto, perché appunto scivolava un po' il correttore al primo strato. Quindi, boh, non lo so, la spugna carina. Il colore del blush mi piace, così come la sua sfumabilità, così come mi piace la sfumabilità delle terre. L'unica cosa che non so è la durata di queste polveri sul viso. L'illuminante, che sono gli ombrettini di questa palette, sì, bello, però fuori dalle luci di studio, macchia. Cioè, c'è proprio la striscia. Mascara per le sopracciglia non mi fa impazzire, perché rimane bagnato per molto tempo e poi non sento le sopracciglia super super incollate come piace a me, tipo effetto lacca. Un altro mascara che non mi è piaciuto è il mascara per gli occhi, scovolino troppo grosso. La formula non lo so, vedrò. Le ciglia finte, belle, cioè sono belli i ciuffetti, ma stanno male secondo me. Secondo me qua ci servirebbe un cigliozzo di quelli miei grossi che va ad accompagnare tutto il po' di roba che c'è. Ma va bene, questo ha essence, questo usiamo. Cioè, guardate com'è molto più figo questo trucco con le ciglia finte che mi metto di solito. Questa palette qua che ho utilizzato è veramente buona. Cioè, l'ho pagata meno di 10 euro. L'ombretto chrome non mi fa impazzire, l'ho messo anche qua sulla palpebra mobile, ma ho fatto fatica a stenderlo, non penso che ne ricomprerò degli altri. Un prodotto che continuerò a ricomprare, sempre che non cambieranno poi la formula, sono le matite, quelle che vi ho fatto vedere, le long lasting qualcosa. Buone. Bella questa bianca qua, bella. Mi mancava una matita bianca, quindi sono contento di averla comprata. Ah, la matita labbra. Il colore della matita labbra è veramente bello. La resa non lo so. Adesso qua c'è un po' di segno perché ho messo il correttore, quindi si vede subito se c'è dello stocco. Però è confortevole. Siamo giunti alla fine di questo video. Io spero un sacco che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato utile, che magari vi abbia strappato anche un sorriso. E se è così, cliccate un bel mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete i miei video in futuro. Qua sotto con un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questo look qua e fatemi sapere anche cosa ne pensate dei prodotti che ho utilizzato oggi, se li avete già provati, vi piacciono oppure non vi piacciono, se li vorreste provare. Detto questo, thanks for watching.